Francesca, erano 4 anni fa, esattamente 4 anni fa, il 4 marzo del 2013, quando un incendio di origine dolosa distrusse un gioiello italiano che era Città della Scienza a Napoli. Un enorme incendio di origine dolosa distrusse 4 dei 5 padiglioni di questa città dedicata alla scienza, un polo culturale, oltre che scientifico nazionale. Un polo tecnologico aperto negli anni 90 a Bagnoli, in quello che era la sede dell'Italsider. Dopo quel rogo il paese e l'Europa si mobilitarono in una formidabile gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari per la ricostruzione, che permise al polo scientifico intanto di riprendere subito la sua attività, ma a scartamento ridotto, diciamo così. Il prossimo 4 marzo, fra 3 giorni, ci sarà la vera riapertura della Città della Scienza con 2 nuovi padiglioni. Corporea, il primo museo del corpo umano interattivo, il primo museo europeo del corpo umano interattivo, il 19 marzo con il Planetario 3D, il più grande e avanzato d'Europa, un polo dove portare i bambini per spiegare che cosa è la scienza. Siamo in compagnia di Luigi Amodio di Città della Scienza, buongiorno e ben buongiorno. Arrivato. Però prima di darle la parola andiamo a Napoli dove c'è Ettore De Lorenzo, inviato della TGR. Buongiorno Ettore. Allora raccontaci di questa rinascita. Buongiorno a te Franco. Allora, certo, innanzitutto hai sintetizzato benissimo tu quello che è accaduto. La notte fra il 3 e il 4 di marzo del 2013, esattamente 4 anni fa, bruciava Città della Scienza. Le lingue di fuoco erano altissime, alle mie spalle vedete ancora le macerie. Ebbene, quelle lingue di fuoco, quel fuoco fece un po' il giro del mondo, attivando, come dicevi tu, la solidarietà non solo in Italia, ma davvero di tutto il mondo. Furono raccolti anche grazie a una campagna, dobbiamo dire, guidata proprio dalla RAI, ma da persone comuni, da istituzioni, da imprese, 1,5 milioni di euro. Quel 1,5 milioni di euro è servito in pratica per consentire un miracolo. Il miracolo era quello di rimanere aperti, cioè di non morire, perché davvero dopo quei giorni, dopo l'incendio, il timore che potesse essere finita una storia meravigliosa come l'hai raccontata tu, era davvero serio. E invece il fondatore Vittorio Silvestrini, naturalmente insieme a tutto il gruppo di lavoro, non hanno mollato, hanno potuto contare sulla solidarietà di tutto il mondo, si sono rimboccati le maniche e dunque sono andati avanti. Adesso il completamento di questo percorso, tu hai annunciato l'inaugurazione di Corporia e poi del Planetario nei prossimi giorni, ma dobbiamo dire il vero completamento di questo percorso di rinascita terminerà fra 3-4 anni, quando proprio alle mie spalle, dove vedete le macerie, dove sorgeva il vecchio Science Center, sorgerà il nuovo Science Center, costerà circa 30 milioni di euro, sarà finanziato con fondi del governo, fondi regionali e fondi messi a disposizione dalla stessa fondazione IDIS. Dov'è il nodo? Il nodo è nelle indagini, perché naturalmente qui alla fondazione, ma tutti vogliono sapere che cosa è successo, una sola persona è stata condannata a 6 mesi, questa persona era una guardia giurata, Paolo Cammarota, che tra l'altro continua a dichiararsi innocente. Il vero problema oggi in questa bellissima storia di resilienza è appunto fare chiarezza in quel mistero, ecco, per capire chi e perché bruciò quella notte. Grazie. Città della Scienza. Grazie, da Ettore, Città della Scienza è tutto, a te Franco. Grazie Ettore, buon lavoro, grazie di questo collegamento. Noi ci auguriamo davvero che, come si dice in questi casi, la giustizia faccia il suo corso e i responsabili di quell'incendio, la follia di quell'incendio, vengano assicurati alla giustizia e magari spieghino che cosa c'era dietro quel dolo. Intanto però, per fortuna, noi oggi festeggiamo la rinascita insieme a Luigi Amodio, che è venuto qui a raccontarci che cosa è Corporea, che cosa è il Planetario 3D e quali sono le prospettive. A chi si rivolge? Allora, intanto noi ringraziamo ancora una volta la RAI, perché come diceva bene De Lorenzo, senza la RAI noi non saremmo ripartiti dopo quel terribile 4 marzo 2013. Oggi ritorniamo con questo museo, che è un grande museo interattivo dedicato alla salute e al corpo umano, quindi avrà, come dire, una funzione non solo conoscitiva, non solo scientifica, sì. Non solo ma educativa, ma anche appunto legata al tema della prevenzione, alla prevenzione delle malattie, che è una cosa molto molto
importante per tutti i cittadini. Si rivolge ai giovani, che è il nostro target preferenziale come sempre, ai giovani, alle famiglie. In questa versione del museo, in questo museo, noi avremo un'attenzione anche al pubblico degli anziani, perché appunto, come dire, anche loro devono star bene, devono stare positivamente in salute. E con il planetario 3D, che appunto è uno dei più importanti strumenti di, come dire, di visione del cielo in maniera digitale, ma in maniera anche molto spettacolare, vogliamo appunto aggiungere questo pezzo affascinante della scoperta del cosmo. La cosa bella è che voi passate dall'infinitamente piccolo, cioè le cellule umane, il DNA, all'infinitamente grande, cioè l'universo, nello stesso spazio. È la scienza che è fatta così. E noi appunto proviamo a generare curiosità nel nostro pubblico. Devo dire che noi abbiamo... riscontriamo, diciamo, nella città di Napoli una forte attenzione nei confronti della scienza e della tecnologia da parte dei giovani, credo anche, diciamo, per merito nostro, le iscrizioni alle facoltà scientifiche sono aumentate, in salita, quindi questo è un buon segnale. E voi avete anche un ottimo rapporto con l'innovazione tecnologica e con le start-up. Se Napoli oggi è una delle capitali italiane dello start-up, tant'è che c'è l'attenzione da parte di grandi aziende del digitale internazionale, dei social internazionali, vuol dire anche che c'è una rinascita anche da questo punto di vista. Io vorrei ricordare che proprio la settimana scorsa in Cina, alla presenza di Mattarella e di Xi Jinping, è stato firmato un accordo che prevede proprio la realizzazione di un appuntamento annuale tra Italia e Cina, che è dedicato proprio allo sviluppo della cooperazione nel campo dell'innovazione e delle start-up. Non tutti sanno che Città della Scienza, oltre che appunto offrire mostre, attività, laboratori per il pubblico, ha anche un grande incubatore di imprese che contiene decine di start-up che producono tutti i giorni innovazione e impresa. E anche questo però per noi è importante, perché fa vedere come nasce e come si sviluppa l'innovazione dalla scienza e dalla tecnologia. Grazie Luigi Amodio, auguri a Città della Scienza, grazie. Polo scientifico e culturale non solo napoletano ma nazionale. Ben trovati. TG1, tra poco.